Archeoclub d'Italia è un'associazione ONLUS che si occupa di preservazione e tutela dei beni culturali. La nostra sede di Atella è presente su ben 6 comuni, quindi su Civo, Sant'Arpino, Cesa, Gricignano di Aversa, Fratta Minore e Orta di Atella. Facciamo un'attività culturale da ben 40 anni, in modo sussidiario, con enti pubblici, chiaramente poli museali e anche enti religiosi. Oggi siamo qui per presentare la pala monumentale d'altare che raffigura la Santa Vergine del Rosario, che fu ordinata dalla relativa congrega a fine Cinquecento al pittore napoletano Francesco Curia. Il dipinto è conservato in una complessa e articolata cornice che conserva riquadri. Oltre al dipinto centrale, conserva 17 riquadri, oltre alla cimasa e alla predella. Purtroppo i riquadri raffiguranti i 17 pannelli, 15 del Santo Rosario, i misteri, e 2 relativamente a San Francesco d'Assisi e a San Francesco di Paola, sono stati rubati nel settembre del 1980. E dal 2000 che abbiamo iniziato un progetto di recupero del patrimonio storico-artistico della nostra comunità parrocchiale, finalizzato alla riscoperta delle radici del nostro territorio, della fede e anche dell'arte. È questa la terra di Massimo Stanzione, di Marullo e di tanti altri grossi pittori del 500. Ecco, il nostro obiettivo oggi, dopo aver recuperato un Azzolino, un Marullo, una statua di Colombo e tante altre piccole opere d'arte, è quello di restaurare la maestosa pala di Francesco Curia di inizio Seicento. Abbiamo bisogno, perché è un progetto ambizioso e senza l'aiuto di tutti noi non riusciremo mai a realizzarlo. L'Archeoclub, fin dall'inizio della nostra presenza su questo territorio, ha cercato di sponsorizzare non solo il restauro delle opere d'arte, ma anche il recupero di tutto ciò che era stato disperso nel tempo, insieme al patrimonio della congrega. Ecco, se voi ci darete una mano, noi riusciremo a portare a compimento quest'opera. Meridonare, donate, è un gesto per contribuire al restauro della pala di Francesco Curia, ma anche per darle valore a questo territorio.